veramente. Vuole un caffè magari per tirarsi su. Sì, vabbè, signor Rizzo, chi ecco si presenta? Il mio concorrente che arriva dalla Sardegna, Ignazio De Ligia. Lui è un artista, signor Ezio. Lui era il leader di un gruppo musicale, Yamakaus, e che hanno vinto un sacco di premi in tutta Italia, riconoscimenti, poi hanno fatto la FAM e quindi per arrotondare se mi sta raccontando il barzelletto. Vai. Perfetto, perfetto. Signor Biagio, mi permette? Io l'ho sentito fare uno scioglilingua durante le prove, non so se lo può fare al volo. Non si è rilegata la lingua. Vabbè, se le viene, se lo fa, io sono felice. Aspetti. Vediamo. Dopo me lo fa. Oh, va bene, prima la barzelletta. Danza! Cioè, ma che spocchia! Ma è un artista, siediti, è un artista, dopo si sentisce l'artista. Siamo a Cagliari. Due amici parlano tra di loro e uno dei due si lamenta. Oh, ma la che io non ne ho voglia di fare l'amore. Mia moglie mi sta sempre cercando. Non ne ho voglia io. Ogni volta che entro a casa mi prende, mi vuole. Oh, non ne ho voglia. E l'amico, ma perché non fai come faccio io? Io ho stabilito un tariffario con mia moglie. Mi vuoi, mi paghi. Cioè... se vuoi fare l'amore con me mi devi dare 10 euro se lo vuoi fare per terra, 20 euro se lo vuoi fare sul divano, 30 euro alternativo sulla lavatrice e 40 euro con le tue comodità a letto. Ah, ma posso fare anche così? Certo che lo puoi fare. Lui rientra a casa, la moglie subito: ah, vieni qui che ti devo fraccare, vieni, vieni. No, non è così, non toccarmi. Da oggi in poi, se mi vuoi, devi pagarmi. Io che devo pagare mio marito per fare l'amore? Eia, mi devi pagare. E quanto sarebbe questo tariffario? Allora, se lo vuoi fare per terra sono 10 euro. Se lo vuoi fare nel divano sono 20 euro, se lo vuoi fare sulla lavatrice alternativo sono 30 euro e se lo vuoi fare a letto con tutti i comforts, dici tu, sono 40 euro. Ah, così è! Qua vuoi 40 euro da me? 10, 20, 30 e 40! Ah, va bene, non c'è problema. Andiamo a letto. No! Lo voglio fare per terra 4 volte! È tutta la Sardegna che viene fuori. Allora, mentre salgono gli altri concorrenti, ce l'ha con lo scioglilingua che era troppo forte. Votiamo per lui, intanto ci fa anche lo scioglilingua, prego. No, eschili via da streculimbroculità su streculimbroculitio. Ma chi mi bonga streculimbroculità su streculimbroculità, dove stai facendo streculimbroculitio? È fortissimo! Questa faceva ridere! A questa? Stai zitto! Quella di me non l'ho capita! Stai zitto! Allora, dobbiamo votare per la barzelletta pepata. Vota Izzo. Ecco, ho sentito un'interferenza audio, per cortesia. Era l'eco, no? Allora, attenzione, dobbiamo votare, è un voto molto importante questo, molto determinante. Allora, se la nostra giuria ha votato, la giuria del nostro pubblico, andiamo a vedere chi vince la manche delle barzellette pepate. Vediamo un po' chi la vince. Quella! La squadra gialla 8.4, azzurra 8.78, quella rossa. Lo sapevo.